Ciao amici, attenti a quei due, Zotti e Robby TV, detto fatto, però abbiamo parlato di tante cose, anche di una mamma che non può andare a prendere dei vestitini per il suo piccolo perché non c'è il green pass. Vai, eccoli qua. Siamo qua, io faccio il cantante, adesso è di moda essere no. Incappucciati. No, ma scusate, vabbè, devo cambiare, no? L'avete visto? Cioè, ho cambiato, il colore è sempre quello. E la maglietta cantante? Quella ce l'avevo solo per le missioni. Solo per le missioni, vabbè. Quindi, novità. Eravamo in questura, abbiamo fatto il nostro lavoro. Detto fatto. Noi siamo sempre precisi, sì. Noi. Cioè, io sono anche un politico, diciamo, di solito i politici sai, promettono poi non mantengono, sì. Ma io sono un caso raro. E abbiamo fatto questa denuncia, adesso vediamo cosa succederà, spero che le poste si adeguino, no? Esatto. Qualcuno mi ha detto, ma dai Franco, dammela a me, te la vado a prendere io, così qua. Però sì, mi sono informato che se nel computer tu dai la delega, no? Sì. Roberto, no, ma è vero. E la lettera è Zotti. Sì. Non si mette in moto il computer, non so se è vero o non è vero. No, ma è vero, è già successo. Ecco, quindi anche lì non siamo tanto proprio... Scusa, siccome c'è le mascherine. Se chiudi tutto... Ah, no, qui. Morale della favola, questa città veramente ha un problema ogni giorno, no? C'è ogni giorno, sì. Allora, adesso l'altra sera che ti ho mandato hanno incendiato... Un ascensore. In via di Manzano. In via di Manzano. Ma però questi fatti succedono spesso e volentieri in questa città. Non so, non so. Allora, c'è qualche piromane che gira. Ah, anche nelle cassette delle lettere di Mazzini. Hanno bruciato lì le cassette delle lettere. Ecco. Un'altra volta hanno bruciato un tappeto, non so dove. Ma non lo so, i misteri di Gorizia. Abbiamo miliardi di telecamere, Robby. Anche in mia Morella adesso. Ha preso fuoco anche il tetto in mia Morella. Non so stamattina. Cos'è successo? Sai, le spazzacamini non ci sono. Cioè. La gente per risparmiare sul gas usa magari legno e non pulisce il camino, può succedere. Ma comunque andremo a fare un'ispezione anche lì, parleremo con la gente. Fate la denuncia allora? Sì, ho fatto la denuncia. Tutto a posto, adesso... Per legge dovrebbe darti le raccomandate o no? Sì, me le porteranno a casa col mezzo blindato. Esatto. No, perché se tu hai preso una multa che non puoi andare a prendere, dovrebbe cadere quella cosa lì. No, non cade? Non lo so. Però sta di fatto che oggi sono passato sul ponte di Peuma, che ormai dopo stasera andiamo a controllare. Ok. Tagliano tutti gli alberi che sono quelli che tengono gli argini, secondo me. L'albero tiene. Sì, fanno il ponte nuovo, non so, mettono a posto. Vabbè. E c'è quel muretto lì vicino alla banca, sai che c'è un muretto di mattina. È crollato. Adesso non so se sono stati loro con i legni o non so. Comunque dopo andiamo a fare una missione. Ok, andiamo a vedere là, ok. Notizia triste, purtroppo oggi un signore è morto di infarto al mercato. Sono cose che succedono, ha cercato di animarlo, ma insomma, mi sembra 81 anni. Tutto in un colpo, zoom. Sì, è crollato per terra, bisogna vedere anche se è vaccinato o non è vaccinato. Lì bisogna vedere se è terzo vaccino. Ci informeremo, dai. Sì. Sì, diciamo, cose brutte. La città sta vivendo un periodo grigio. Un periodo brutto. Però io veramente mi incavolo, no? Nel senso che se c'è una mamma, no? Che non è vaccinata, che ha un bambino a casa, piccolo, un po' medio, ecco, che deve andare a comprare un vestitino, un paio di mutandine, un paio di scarpe, non può entrare. Perché non è vaccinato. Ma questi da su in cima, non so se capiscono un po' l'andazzo, no? Devi delegare, Robby. Ma non è giusto, che delego? Delego mia nonna che vada a vedere. Sì, ma questo non è giusto, senso. Allora, per andare a prendere gli occhiali, sì, perché io sai che sono ipovedente, è chiaro, no? È chiaro. Però è giusto. Per andare nelle farmacie, è chiaro, per i bambini non tuteli. E dopo ti lamenti che non ci sono bambini, che la gente non li fa. Ma se c'ha minimamente ragione. Ma poi oltretutto anche... Come fai? Sì, ma ci sono delle regole che vanno rispettate, ci ha spiegato. Ma ho capito, le regole sono... Però guarda un po'. No? Però io e te, che adesso ci andiamo a prendere, dobbiamo comunque trovare un paio di mutande, da comprare, no? Dobbiamo andare a prendere due paio di mutande e due paio di calzetti, come ho visto nel domani faremo questa spedizione qua. Ecco. Poi, qua abbiamo i capelli lunghi, Robby. Già mi ha detto. Non troviamo un parrucchiere, come entriamo dentro? Green Pass!
cioè ormai proprio... Allora noi andremo in giro con i capelli come i gemelli di Lucenico, i centrici, che non torna il re Pietro non tagliano via i capelli. Noi finché non tirano via il Green Pass noi non ci tagliamo i capelli. Siamo messi male. No, perché questo Green Pass per cosa serve? Scusate un po'. Uno si vaccina, vuoi sapere, ho sentito l'ultima, non ti posso dire chi, ma un personaggio. Due vaccini, ha beccato il virus. No, gli è arrivato l'avviso che deve fare il terzo, se no gli danno il Green Pass. No, che praticamente gli è scaduto. Ma come? Tu fai due vaccini e se non fai il terzo sei scaduto, no, è come non aver fatto niente. Robby, diamo la bella notizia. Dai. Non sabato pomeriggio in Piazza Traunic, dai, Piazza Vittoria. Bravo. Ci sarà un mega rinfresco. Perfetto. Ognuno di voi che può venire in piazza porta qualcosa e lì, visto che il ristorante non si può andare, il bar non si può andare, la pizzeria non si può andare, casinò non si può neanche andare. Casinò in... col tampone tu vai e via. Allora invitiamo tutti quanti a trovarci in Piazza Vittoria, facciamo un brindisi, che finalmente tolgono la mascherina nei luoghi aperti. Ma se adesso c'è il carnevale, perché ti devi dire la mascherina? No, ho capito. Per carnevale bisogna tenere la mascherina. Bisogna tenere la mascherina, non vedete? Fin qua, guardate qua, così, fin qua. Esatto, così non vedi niente. Esatto. Allora, per carnevale c'è una nuova... perché sai, a carnevale mi ha fatto vedere prima... Ogni scherzo vale. Sì, a parte carnevale scherzo vale. Mi ha fatto vedere prima la sfilata delle brasiliane. Hai visto? Le colombiane. Le colombiane, mamma mia, che telaio, ragazzi. Adesso hanno fatto le nuove mutandine per carnevale. Ah sì, ci sono. Quelle mini, e davanti c'è scritto gratta e spingi. Gratta e spingi? Sì, perché costa di meno, perché se il gratta vinci... Non si vince più nulla, io sono tutti incazzati, hai parlato con la gente? No, perché tutti che comprano sti gratta e vinci non si vince più nulla, no, o si vince un euro, due euro. No, però mia mazzina ho visto che avevano vinto, mi ha detto 5.000. Oh, che culo! Via Santa Chiara, mi ha fatto vedere, ha vinto uno 10.000. Ma io non se aveva vinto 10.000 sicuramente metteva sul piccolo, ma non ha voluto, gli ho detto tu vuoi che faccio la pubblicità, mi fa no, ma sa, io da quello che capisco sono tutti arrabbiati, Robby, che comprano sti gratta. L'altro giorno alle 7 di mattina arrivo lì in tabacchino con l'autobus, sì. Vedo un muratore con un gratta vinci da 20 euro. Porco, incazzato giustamente che ha perso 20 euro. Ma 20 euro? Io, tanti, io con 20 euro faccio un mezzo pieno in Slovenia. In Italia ormai costa 2 euro. Cioè, vi rendete conto? 4.000 lire, 4.000 un litro di benzina. Mi sembra un po' esagerato. No, è quello che mi viene da ridere, a parte tutto. Che gli italiani aumenta la benzina, aumenta la luce, il gas, aumenta per andare a comprare la spesa. Nessuno zitti, i sindacati neanche per il cavolo. Io la testa del partito. Non capisco sta roba qua. Siamo proprio delle guarelle basse noi. Robby, se vuoi creare la miseria, basta che aumenti luce, acqua e gas e automaticamente, ecco, il giorno 15 ci sarà un sacco di gente che non è vaccinata e che non potrà andare a lavorare. Esatto. Sarà da ridere perché secondo me le aziende comunque andranno in crisi, no? Ma certo, che sono 70.000 persone, sono miliardi. Sì, no, 8 milioni mi hanno detto. Sì, sono un sacco di gente. Ma comunque vivremo, io sto già vivendo la giornata. Viviamo la giornata, sabato ci vediamo in Piazza Vittoria, facciamo un brindisi. Può darsi che a me, che visto che non mi sono vaccinato, io faccio il tampone, sono più sicuro di un vaccinato. Certo. Perché quando ti fai... Ma io non capisco perché in Slovenia i tamponi sono gratis. Per gli sloveni. Noi li paghiamo. Ma esatto, siamo italiani. 7 euro. Per gli sloveni è gratis. Io non capisco perché in Italia non si fa gratis. Vuoi avere una persona sicura? No. Ti vai a fare il vaccino, il tampone gratuitamente. Ma poi nessuno si vaccina, no? Il tampone lo dovranno mettere a 200 euro. Oggi ho sentito Bassetti e l'altro Pinguino che si stanno facendo la guerra perché bisogna calare la guerra figli di rompere i Zebedei. Zebedei. Niente, comunque dai, diciamo che... perché oggi ho un po' le palle e le anime piene. Esatto. No, perché quello che è giusto, scusa. Ma scusa, hai preso la pensione, ti lamenti. Ti ho aumentato di 5 euro, mi hai detto. 30. 15 euro. Paga la pizza stasera, paga la pizza, 15 euro di... No, ma mi incavolo per la gente, per le povere persone. Una persona anziana, per dirti,
è andata a fare, ah, oggi mi ha detto che c'era una fila della, Marocca, sì, e c'era una fila e c'era soltanto due sportelli aperti. Si vede che erano... È andata una signora anziana, povera, c'ha il tampone, è andata lì, non sapeva come fare. Beh, chiaro. Come fare? Due giovani sono andati lì, gli hanno fatto tutto, ma come? Ma non è possibile, scusa. E uno dice, poi fate la dedica, ma va a farti un brodo. Ho visto su Facebook che in certe città le poste fanno il servizio esterno. È giusto, com'è che fanno la banca? C'è uno, ha detto, diciamo, so, uno che comunque lavora in posta, che chi non ha il Green Pass esce, prende i documenti, gli fa firmare, cioè in pratica è un servizio esterno. No, visto che si stanno svegliando, insomma. No, ma visto che è così, dovrebbe essere così. Vabbè, comunque dai, allora diamo appuntamento appunto a sabato, ci troviamo, facciamo un... come si chiama? Ci sarà un gazebo, un tavolo, chi vuol venire a mangiare qualcosa venga, adesso è di moda fare così sabato pomeriggio, nelle piazze, nei posti strani, così si fa questi festeggiamenti, così qua. Perché poi oltretutto sembrerebbe una protesta nei confronti di quei locali che chiedono il Green Pass. Poi mi domando anche i baristi, i negozianti. Ma mi domando, ma questi poveri disgraziati, no, che devono lavorare e andare, prego, mi faccia vedere il Green Pass. O lavorano o fanno vedere il Green Pass. O fanno i poliziotti. Sì, ma dove siamo arrivati? Scusate, cari amici, la gente deve lavorare, deve essere tranquilla, li metti in queste situazioni. Dopo dici, la città è vuota. Ma per che motivo? Scusate, questo è il motivo, no? Tu inciti le persone e fammi vedere, devo andare in gabinetto? Green Pass. Non ce l'ho. La faccia lì all'aperto. No, ma adesso a parte gli scherzi, comunque, gente, bisogna anche svegliarsi un pochettino. Allora, ho parlato con Piccolo l'altro giorno. Mi fa, guarda, verrei volentieri con voi, Mattacchione, a fare due risate, due battute, ma non mi candido sindaco. Ah, non si candida sindaco. E quindi niente. Allora, siamo arrivati a 2-3 mesi dalle votazioni. Allora, il PD non sa chi mettere. Esatto. Così Berna è eterno, sarà lui. Sei sicuro. E ci sono un sacco di liste civiche che non sanno neanche loro, cioè siamo un po' nel panico. Sai perché? Perché si fa la guerra uno con l'altro, no? Questo è il fatto. Sì. No, allora, la gelosia tra un partito e l'altro, no? Allora dice no, fai tu, fai qua, e non vogliono. Invece di riunirsi tutti e di fare un'unica forza per poter vincere, no? Dopo lascia perdere, quando quello il sindaco è stato. Ma scusa, non ho capito, ma adesso per andare a votare bisogna avere il vaccino? No, in teoria. Sei sicuro? No, Esatto, ma quelli che sono andati a votare, quando che sono andati a votare. Non serviva. Non serviva? Allora, questi girano le anime, allora tu fai il cantante, come l'altro giorno. Il cantante faccio io, non che serve il Green Pass. Non che serve il Green Pass. Allora, per andare a votare, non serve. Non serve. Non c'è il virus dentro nei seggi? No, non c'è. Ah, ho capito, allora fanno una benedizione. No, non c'è benedizione del padre, E quindi non ci arriva. No, ma per questo dico, no? C'è una montatura, questo può, quello non può, quell'altro fa, quell'altro... Me vesto da prete, posso. Però sai cosa sono contento? Che finalmente si toglie la mascherina. Perché io vedevo gente che faceva footing in bicicletta, da corsa, con questa mascherina, che non è che fa tanto bene, respirare. Cioè, come se tu metti nella macchina il tubo di scarico di nuovo nel motore. Esatto. Ma poi alla fine non brucia più. È una cosa bruttissima. Sento anche gente che lavora con questa mascherina e che non respira, diventano paoni, no? E devo tirare giù la mascherina. Se no non respiri. Quindi allora abbiamo 3 impegni. Sì. Abbiamo andare adesso subito a vedere il danno sul ponte, che è crollato il muretto. Andiamo anche in via Morelli un secondo. Andiamo in via Morelli, ma però io non so la scala per arrivare. Ah no? Ma chiediamo. Ma tu il drone l'hai comprato o no? Sì. E allora andiamo col drone, andiamo su, se ci lasciano, perché lì devi avere la patente. Poi mi sembra che in parecchi punti della città non si può volare col drone, perché è roba segreta, tipo, non so, ma comunque. Quindi il prossimo investimento dobbiamo comprare un drone per essere all'altezza della situazione. Però il mio problema è... Che non vedi. Esatto, che dico, dove è andato il drone? No, ma compreremo un drone con un sensore automatico, in pratica si autoguida. Ah, si auto... Cioè tu gli dai un po' di dritta e lui va a strasso. E lui se ne va a strasso. Drone parlante. Senti, però comunque adesso noi cerchiamo una velina. Sì, esatto. Perché tu hai visto le veline... Ma non magra però, No, ma no. La vogliamo in carne. Due. Sì, allora io... Ascolta, una modello mignon e una modello Mediaset. Allora, le veline... Sì.
non possiamo assumere due in un colpo solo, no? No? Prima una, poi vediamo tutti gli sponsor che troviamo, e in base i passi vanno fatti in base a non è che puoi fare un passo falso, assumiamo, aiutiamo due belle ragazze a farle venire da noi e poi non abbiamo i soldi neanche per la buona uscita, no? Esatto, no, dobbiamo... quindi prendiamo una. Ma c'è un detto che non mi viene in mente adesso. Era sul tavolo? Tiene sul tavolo. Tieni. Bon, quindi dai, adesso, perché a carnevale ogni velina vale. Esatto. La mascheriamo. Sì, la mascherina. Due pezzi, tre pezzi, come? Due pezzi, quindi dobbiamo trovare anche la famosa costume gratta e spingi. No, quello no. Sarebbe bellissimo far vedere. Cerchiamo di chiudere che siamo vicini. Quindi abbiamo già fatto il nostro. Adesso andiamo in missione sul ponte di Roma a vedere i danni stati fatti. Senti. Attenti. No. Uno, due, tre. Attenti a quei due! Attenti a quei due. Zotti e Robby TV. Ciao.